Un cordiale buonasera dalla telegiornale dell'Abruzzo. Il Teatro del Parco al via il Festival Nazionale di Gioia diretto da Dacia Maraini per il debutto due spettacoli, La Storia di Marso e L'Alcesti. Le origini leggendarie dei Marsi, rielaborate da un gruppo di giovani guidati da Ernesto Salemme e poi la rilettura del sacrificio di Alcesti. Siamo qui al Monte di Procida con i vincitori del premio Miseno e in particolare con il presidente dell'associazione Archè. Accidenti proprio, accidenti. Siamo qui con la nostra Gaia, con il nostro Paco Smart a parlare, diciamo, adesso che ci siamo riposati e ritemprati, no? Vedete queste facce rasserenate, tranquille, un po' della nostra esperienza che abbiamo vissuto quest'estate partecipando al premio Miseno a Bagoli e l'esperienza al Festival del Teatro di Gioia in Abruzzo, dove abbiamo messo in scena lo spettacolo Le Odi di Marso. E quindi siamo qui. Le Odi di Marso, lo ricordiamo, è la prima opera di Salvatore Scotto da Pollonia. Sì, ricordiamolo, inquadriamo anche Salvatore assieme a tutto il resto del gruppo. Salvatore, che tu hai scritto per la prima volta quest'opera, che non è un'opera semplice, anzi è un dramma in versi. Come mi vuoi dire le esperienze che hai raccolto da questa tua, un po' le tue esperienze? Sì, il testo nasce dal connubio culturale tra Ernesto Salemme, che è l'anima della nostra compagnia, penso qui in zona, e Dacia Maraini, che appunto ci ha invitato e ha proposto ad Ernesto di scrivere un testo sulle origini dell'Abruzzo, e così è nato Le Odi di Marso, la storia appunto di un pastore da cui scelta la zona della Marsica, della zona dell'Abruzzo, e che abbiamo pensato appunto di inserire in un contesto mitologico, immaginandolo figlio di Circe e Ulisse, e inserendo nella storia anche la nascita, diciamo, degli animali più famosi di quelli che più famosi del Parco Nazionale degli Abruzzi, quindi l'orso marsicano, il lupo, la volpe, l'aquila. Giuseppe, ci vuoi raccontare magari un aneddoto che è successo sicuramente durante le prove o la messa in scena di questo spettacolo? Sì, ci vuole necessario, diciamo, ce ne sarebbero diversi, dall'acquazzone che ha preceduto, diciamo, l'andata in scena proprio al concorso del premio Miseno, quindi all'ultimo a tutto abbiamo dovuto spostarci dall'esterno alla sala Ostrichina. Vogliamo anche ricordare il bel connubio che si è venuto a creare tra recitazione e musica, che erano cose molto diciamo intrecciate tra loro. Ci dicono dalla regia un Ivo Avido in grande spolvero, se ho capito bene. In grande spolvero, l'utilizzo dei costumi che si autodenudanti durante lo spettacolo, che uno recitava e a un certo punto si trovava nudo, ed era una cosa molto un'innovazione tecnologica all'avanguardia, diciamo, meglio della Continental, e poi, diciamo, c'è una parola che insomma può riassumere un po' tutta questa esperienza di marzo, e che speriamo di andare di replicare, diciamo, a Monte di Procida. Adesso ci stiamo lavorando per vedere di metterla su, e questa parola che ci rappresenta e che ha rappresentato questa nostra esperienza è una, e la diciamo tutti quanti in coro, ed è sciamannata. Sciamannata è lui alle tue spalle, il nostro Luigi. E perché sciamannata? Perché avevo una battuta nella quale dicevo sciamannata, e allora da là è venuto il nome. A chi dedicate questa esperienza che avete vissuto da poco? Allora, il desiderio nasce dal cuore, diciamo, sono tante le persone alle quali vorremmo dedicare questa esperienza, ma c'è una persona in particolare che, insomma, più di tutte ci teneva a fare questa dedica a degli animali, sempre nel rispetto dell'ambiente, della natura e della cultura internazionale. Esattamente, infatti è dall'Oriente che arrivano i tanuki, che è un incrocio tra un tasso e un procione. Un tasso agevolato, però, è un tasso agevolato. Un tasso agevolato, e quindi i tanuki sono stati la forza culturale e spiritica della nostra commedia. Spiritica, è bellissimo! E quindi l'augurio è che il tanuki sia con te.